E non. Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono. ValucciA Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra 100 Baby Challenge. Ebbene sì, ragazzi. Eric, no, no, Eric, ti prego, non iniziamo. Siamo di nuovo qui con la nostra Charlotte. Nello scorso. Video, perché non si tratta certo di un episodio, abbiamo assistito allo speedcast della nostra Michelle, l'ultima ad an essere andata via, vai via, da questa casa, ragazzi, la casa della nostra matriarca Charlotte e oggi siamo qui con lei. E ricominciano le telefonate, ragazzi, il tormento. La nostra è qui, sta insegnando a... ad impilare al nostro piccolino. Ok, raggiunto il livello 3 di movimento. Bravo, Patato. Bravo. Basta così. Al nostro piccolo Harry, non so perché in realtà abbiamo iniziato a farlo qua, ragazzi. Non saprei, cioè nel senso. Ehm, non so perché siamo qui, e non nella stanza dei maschietti, ma va bene. Allora, dunque, ragazzi. Vedo che i voti sono aumentati e i voti sono aumentati. Perfetto, allora dunque facciamo rapidamente il punto della situazione come sempre. La nostra Charlotte attualmente sta lavorando alla sua settima aspirazione, ragazzi. Deve scrivere 5 libri buoni, ne ha scritti 4 su 5, perché mi sembra che io uno o due ragazzi glielo ho fatti scrivere off camera, ora non ricordo se uno solo o un paio, mi sembra uno solo, vabbè. Poi, dunque, è come sempre, ragazzi, ovviamente incinta. Terzo trimestre, fra 15 ore, perché ho giocato poco poco off camera. Soffocante. Oh mamma santa, c'è ancora il termostato acceso. No, 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 poi Charlotte, dopo lo devi spegnere, mi raccomando, è anche in questa stanza, sì. Quindi, poi dopo farai spento. Sebbene faccia caldo, poi vediamo, ragazzi se soffrono particolarmente il caldo in caso lo metteremo su, beh, mettiamolo già perché metterlo su aria fredda? No, no, vabbè, spegnilo, spegnilo, ok, dicevo, fra ehm, 15 ore, ragazzi, terzo trimestre, come avete potuto vedere, inoltre la nostra. Uh, sta a questo punto, vedete? Siamo tornati al meno 10, meno 9, siamo tornati qua. La nostra tra 9 giorni diventerà anziana. E al momento, ragazzi, io ho sempre qui con me la mia adorata lista. Come potete sentire, la nostra è in quinta del pargolo numero 80. Perché io mi sembra che l'altra volta mi ero sbagliata, ragazzi. Vi avevo detto 87. E invece no, Crystal è la numero 87. La nostra è in attesa del pargolo numero 88. Quindi ragazzi, ci avviciniamo a 90 pargoli. C'è, cioè... non so se intendo. Comunque, e Charlotte sta a posto. Poi abbiamo la più grande, ragazzi: Nicole, eccola qui, la nostra bellissima Nicole. Che è appena tornata da scuola con un bel 10, ragazzi, con un bel 10. Vediamo perché non ricordo una cippa lippa. Vi ricordo che lei è instabile e ordinata. Ok, fatemi vedere se. Sì, lei aveva già, ragazzi, l'educazione a palla, quindi può passare d'età, perché vi ricordo che quando sono adolescenti per poter passare d'età devono avere il 10 a scuola, come appunto ce l'ha lei, e almeno uno dei valori caratteriali, quindi o l'educazione o il controllo emotivo o la responsabilità o la risoluzione de dei conflitti o l'empatia, sviluppati a palla, sia in positivo che in negativo, quello potete deciderlo voi, però deve essere a palla, deve comparire la stella o quel simbolo rosso intorno, insomma, come qui, no? Ecco, quindi ragazzi, lei può passare d'età e può anche andarsene, però resterà per tutto l'episodio perché oggettivamente, ragazzi, preferisco tenerla. Va bene così, insomma. Allora, poi abbiamo. Qui, la nostra piccola page che ha ottenuto già un buon risultato perché è una studentessa di elementari da 8 deve conseguire il livello 4 di, di un'abilità e per il momento lei eh, come al solito mi sviluppano quella sociale, ragazzi va bene però io vorrei farla disegnare in realtà perché altrimenti sviluppano sempre l'abilità sociale e poi mi rompo le scatole quindi patata, lascia stare vieni qui questo qua ripulisci, mi raccomando e poi ti dai da fare perché, ragazzi, l'obiettivo sarebbe quello di farle raggiungere il livello 4 dell'abilità è giovedì, magari va a scuola riesce a, ad arrivare al 10 e poi abbiamo tutto il weekend, ragazzi, per far, farle sviluppare le sue abilità di, di adolescente, diciamo, no? Perché spero davvero di riuscire a farla passare d'età. Comunque, la nostra Page, ragazzi, vi ricordo: è una fanatica del verde. E per ora è una bebè felice Ok siamo molto molto felici per lei Poi c'è il nostro Harry L'unico maschietto al momento L'unico maschietto presente um, In casa Turner Che sta messo così Sta per No appena ottenuto il livello 2 Di pensiero Tutto il resto Comunicazione, immaginazione, e movimento è a 3 E il vasino anche è a 2 Quindi ragazzi L'obiettivo sarebbe far passare l'età anche lui In questo episodio qui. Qui da avere questo obiettivo a farcela poi ragazzi, un altro paio di maniche. Allora, chi sei tu? No, non ce ne frega niente, di te non ce ne frega niente. Una figura di Serie B, Victor Feng, ragazzi, mica pizza e fichi, voglio dire. Eh. Qui c'è qualcuno di interessante per la nostra Charlotte? Francesco Villa, ma io avevo già utilizzato Francesco Villa, ragazzi, me lo ricordo, a meno che non sia un altro Francesco Villa, ma ormai guardate, è facile capire se li ho già utilizzati al di là, che questo è chiaro perché si capisce, insomma, guardando le barre. Però, per esempio, Maurizio Alberghini, ragazzi, se faccio così, mi sono complicata la vita fino adesso. Ammazza sei figli, complimenti a Mauri. Mamma mia, bravo. Dicevo, basta fare questo elenco dei bambini. Ecco qua per capire, lui ha Anthony Turner come figlio ed Emmanuel Turner, i gemelli, no? Quindi l'abbiamo già utilizzato. E io, grazie a questo sistema, ho realizzato che Eric Lewis non l'ha utilizzato e allo stesso modo anche Ragi, perché vi avevo fatto vedere che Ragi ha un Luca Turner come figlio, ragazzi, ma io non ho nessun figlio che si chiami Luca, anche perché avrebbe avuto un nome straniero. Come sapete, non do nomi italiani. In questa challenge, quindi non capisco, cioè, nel senso, non, non può essere figlio, un figlio avuto con Charlotte. E poi alla fine, ragazzi, ma non meno importante, c'è la piccola Crystal, l'ultima nata che passerà d'età quando? Venerdì. Sì, Mico, perfetto. Quindi abbiamo un po' di tempo. Patata, tu disegna, lo so che sei distrutta, ma datti da fare. Mentre tu, bella mia, puoi rilassarti, puoi fare quello che ti pare. Cosa vuoi fare? Vuoi giocare a scacchi? Vieni, gioca a scacchi. Puoi fare tutto ciò che vuoi. Non è una cosa meravigliosa che puoi fare come te pare? È meraviglioso, no? Quindi veloce, veloce, cerchiamo di darci una mossa, Patato, eh? E anche tu, tesoro, ovviamente devi cercare di disegnare il più possibile perché sì mi voglio fare del male ragazzi perché voi direte ma scusa perché non continui a sviluppare la socialità che da una parte sarebbe anche la cosa più logica però sempre la socialità ragazzi mi stufo voglio complicarmi l'esistenza ovviamente vi pare che io non mi complico l'esistenza alle brutte tanto c'è la pozione che riuscirà a fare tutto perché sono è già a livello 2 voglio dire ma scusi lei mi va in giro nuda non ho capito ma maleducata che vergogna, che vergogna. Allora, Dennis, no tesoro, lascia fare perché guarda, qui abbiamo molti impegni come ben sai. Gli obiettivi del giorno, ovviamente far partorire Charlotte, ragazzi, farla rimanere di nuovo incinta. Stai facendo il marpione, Jace? Con... Wow! In diretta assistiamo al corteggiamento della giovane Lilith, che è, tra l'altro pure sposata, caro mio, mi sa, eh? Perché è baso di cognome, fai te, va bene, ok, io non voglio intromettermi. Non voglio intromettermi, tua madre non si intrometterà. Allora, dunque, Charlotte, no. Cerca di continuare a insegnare le forme a Harry perché vorrei concludere questa, questo step qui. Ti prego. Capisco che lui sia stanco e debba andare a usare il vasino, tutto quello che vuoi, però deve concludermi questa, questa, questa cosa qua. Vi prego, concludetela in fretta. Anche perché. Crystal sta chiamando, quindi vi supplico davvero di concluderla non in fretta di più, perfetto, concluso, vai, tu vai a occuparti della piccolina, cura dei neonati superficiale, mentre tu patato, eh, niente, te la sei fatta sotto, vabbè, allora andrai direttamente a dormire, dai, direi che ne hai bisogno, buonanotte patato, buonanotte. Lei è qui che disegna, ma tra poco, ragazzi, le darò la pozione perché altrimenti non ce la farà mai. E lei è qui che si rilassa. Quando Mamma Charlotte avrà finito, la faremo passare d'età, ragazzi. Così, insomma. Mamma, puoi cucinarmi qualcosa? Ma che cosa, Bobby? Qua abbiamo un botto di cose da fare. Ti dobbiamo pure cucinare. Addio, eh. Abbi pietà anche della tua povera mamma. Allora, dunque, eh, butta il cibo avariato, Charlotte. Vai, cara mia. Tu stai andando a fare un pisolo, patata. No, sei svenuto qua. E non hai nemmeno ancora fatto pipì. Quindi forse ce la fai a venire qui e a non fartela sotto. Io mi auguro. Sarebbe meraviglioso se tu riuscissi in questa ardua impresa. Io ci spero poco, ma mi auguro fortemente di sì. Del resto, tu sei il bimbo dalla vescica eh, d'acciaio, insomma. Anche l'altra volta, ragazzi, ha resistito parecchio. Quindi. Dai, dai, vai così. Facendo proprio il provolone, eh? va bene, ok, non voglio ripeto, intromettermi, Billy. Vi prego, io non, non rispondo più non per cattiveria, ma perché altrimenti, ragazzi, passerei tutto l'episodio veramente a rispondere a loro al telefono. Non, non posso farcela. Fai un'insalata caprese, tesoro, dai, fai una bella insalata caprese. Oh, wow, oh, guarda che ora si è fatta. Devo, devo andare ora. Ci vediamo dopo. Ma perché compare il messaggio qui? Noi non ce ne frega niente di quello che devi fare tu, tesoro, con tutto il rispetto del mondo, ma va bene. Vai, patata, che ti manca poco per raggiungere il livello 3. Noi sogniamo in grande. Tu qui come va? Ce la stai facendo? Perché guarda che il vasino deve diventare il tuo migliore amico in questo periodo qui, eh. Oh, Jace, bello di mamma. Charlotte, vieni a salutare tuo figlio. Discuti dei sapori del cibo Nel tipo amore della mamma La mamma ha preparato qualcosa Vuoi favorire? Sai, giusto uno stuzzichino Certo, come no Eh, cari miei Allora, dicevo Gli obiettivi di questo episodio Far partorire Charlotte E farla rimanere Ovviamente Nuovamente Incinta Scusate per il gioco di parole Lei, vabbè Farla passare d'età E farla diventare una giovane adulta Ragazzi, lo faremo tra pochissimo Scusate se nel frattempo Io mi guardo sempre intorno Ma... Eh, mi sembra proprio il caso di farlo, visto che qua siamo sempre alla ricerca di uomini. Um, insomma, Roan, ma tu sei adolescente da 800 secoli, ma quando passi d'età? Perché sarebbe interessante avere, insomma, no? Secondo me non passerà mai d'età, ragazzi, semplicemente. Fatemi vedere chi, chi abbiamo qui, no? Vedo una gonnellina, anche se, ragazzi... Le gonne non sono, voglio dire, cioè, capito di vedere diversi uomini andare in giro con la gonna perché qui il gioco ci rivela, cioè, cioè sempre tante sorpresine, insomma, no? Quindi... e Poi, preferibilmente, ragazzi, qualora il miracolo avvenisse, far passare d'età anche Paige e farla diventare, almeno, ragazzi, adolescente, vogliamo dire almeno adolescente? sarebbe strepitoso se mh, riuscissimo appunto in questa impresa e far passare d'età il piccolo Harry che ora andrà a prendersi una bella porzione di patato. Ovviamente far passare d'età anche Crystal, ragazzi. Poi vabbè, ci sarà il weekend e quindi darci da fare durante il weekend che quasi sicuramente però ragazzi registrerò penso nel prossimo episodio perché Charlotte più vicina al parto rispetto alle altre volte, vedete, terzo trimestre fra 10 ore, quindi comunque non dovrei riuscire a, registrarvi, a registrare tutto il weekend per ovvie ragioni. Allora, Charlotte, guarda, mh, qui c'è tuo figlio, tu hai bisogno di socialità, quindi condividi delle idee. Questo, vabbè, sta mangiando altro. Chiedili dei progetti futuri, del tipo: Sai tesoro, ma c'è qualche ragazza nella tua vita? Alla fine ti sta impicciando, Charlotte. Va bene, sei una mamma. Mi sembra anche giusto che ti interessi della vita dei tuoi figli. Come minimo, allora vai, cara. Fatti una bella doccia. Tu qui, tu qui hai bisogno di una pozione. Che ora la mamma ti donerà perché direi che è proprio il caso, cara la mia Charlotte. Allora dunque. Recuperiamo ragazzi miei un bel solutore di stati umorali, ormai Charlotte veramente fa la collezione ragazzi di queste pozioni qui, e lo doniamo alla piccola page che lo berrà prima di subito, bevi tesoro, e poi tornerà qui per riprendere le forme. Giusto tesoro? Vai. Tu dopo prendi la porzione. Vai intanto al bagno. Vai, vai, non ti preoccupare. E quindi la nostra è qui che si sta. Per l'appunto, dicevo, impicciando. Mamma, no, ma il mio obiettivo è comprarmi una bella auto rossa fiammante. E lei, sì, tesoro, buonanotte. No, dicevo, sai, dal punto di vista degli affari di cuore, capisci? No? E inoltre, ti dico subito una cosa. Sappi che. Ti dovrei prendere cura dei tuoi figli, non abbandonarli, capisci? Eh? Mamma, ma che cosa c'entra io? Non ho figli al momento. Per il futuro. Ok, mia madre sta sbroccando. Eh sì, altamente probabile anche questo, caro mio. Allora Charlotte, guarda, visto che tua figlia comunque dovrà eh, mh, farsi la doccia, cenare, una cosa o un'altra, direi che a questo punto potresti scrivere un libro di genere mh, un libro motivante ovviamente tutti i libri di Charlotte, ragazzi, vertono sulla sua, um, sua specializzazione, diciamo, ovvero fare la mamma, perché lei ormai è praticamente specializzata, proprio, no? In tutto ciò che riguarda la genitorialità. Quindi, allora senti tesoro, visto che tu ormai stai benissimo, fai una cosa, fai prima i compiti perché quelli sono fondamentali. Sei una forza, gloria a te. Um. Allora, sì, lode alla mamma single, aperta parentesi, che nonostante tutto, ce la può fare ecco qua eh, lei deve infondere fiducia alle altre donne che come lei per magari motivi simili ai suoi ragazzi uguali ai suoi completamente diversi dai suoi sono madri single come lei perché è stato bello vederti ma ora devo andare ecco ci vediamo più tardi no guarda fidati non tornare perché tua mamma è eh, a un passo dallo sclero, solo mio. Allora, vai a dormire tu, patato, dai. Anzi, prima di andare a dormire, fai un favore, usa di nuovo il vasino. Va, che qui una capatina al vasino ormai è l'ultimo step, sai, una capatina è sempre consigliabile farla. Tu sei qui. Ho oh, raggiunto il livello 7 di scrittura per la nostra Charlotte, ragazzi, complimenti. Questo possiamo riporlo. Alla grande proprio, cara mia, ripulisci, bravissima. E tiriamo fuori la torta. Perché non appena Charlotte avrà finito di scrivere, sta poveraccia! Finalmente, ragazzi, mi passerà d'età. Allora, abbiamo. Dai, no, questa ora è la torta standard. Quindi usiamo questa, tesoro. Tu, intanto aggiungi le candeline. Guarda, aggiungi le candeline. E direi che mentre aspetti tua madre, ti fai un pisolino. Perché. Direi che è il caso di farselo un bel pisolo. Tesoro, come va? Tutto bene? Questo qui è arrivato. No, sta ancora andando. Perfetto. Va, vai, patato, vai. Vai, vai, con fiducia. Recupera tutta l'energia, mi raccomando. Oh, responsabilità. Perfetto. Fai anche le attività extracurricolari, tesoro. Così. E durante la notte, la nostra si dedicherà. alla. pittura, diciamo, no? Chiamiamo la pittura, il disegno, ecco, alla creatività. Infatti siamo alla creatività quasi livello 3. Dai, non male, non male davvero. Quando poi hai finito, ti prego, tesoro, metti nell'inventario. Perfetto. Charlotte, come va? Dai, dai, che devi finire di scrivere questo libro così tua figlia passa d'età. O la vuoi far dormire sul divano forever and ever muoviti tesoro mamma sta arrivando te lo prometto te lo prometto e spero che il libro sia buono Charlotte vediamo mi auguro sì ragazzi perfetto il libro è buono quindi deve pubblicare 10 libri scrivere 5 libri eccellenti ora per curiosità ma veramente proprio solo per curiosità i libri che ha scritto attualmente quindi, buonanotte e Sogni d'oro. Questo è eccellente! Mamma mia, ragazzi, già sono eccellenti! Siate saggi, non mettete al mondo 86 figli. E tu sei quasi alla novantina, tesoro. Poi metti! Qualità eccellente! Poi abbiamo obiettivo: 100 figli. Racconti, sempre qualità eccellente. Come perdere un botto di chili dopo infinite gravidanze, eccellente! Mettere al mondo e crescere 86 figli, eccellente! E infine questo, ragazzi, l'odio alla mamma single che, nonostante tutto, ce la può fare. Sempre eccellente. Quindi direi che la nostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libri già in cantiere, ragazzi. Devo dire che lo step di arrivare a 8, non, di arrivare a 10 non è così lontano, ma. Per ora, concentriamoci su questo. Esprimi un desiderio. Perché, eh, dai, ti pare proprio questo momento? Patata, aspetta un secondo, dai. La nostra Nicole deve passare d'età e sta aspettando da oggi pomeriggio, poveretta. Quindi direi che è arrivato il suo momento. La mamma è felicissima. Un'altra pargola se ne sta per andare da sta casa, finalmente. Charlotte è felice. Tutti noi siamo felici. Ci uniamo alla felicità. Della nostra Charlotte per ovvie ragioni, ragazzi quindi facciamo la foto così, fantastico! E direi appunto che non appena la nostra sarà passata poi d'età, Charlotte dovrà correre qui e fare una cura dei neonati super efficiente. Quindi veloce, già te la stai andando, Charlotte. Vabbè, tu dici io c'ero nel momento clou insomma, vabbè. Dai. Tanto ormai nessuno fa più caso allo spegnere le candeline, beh, al momento quello è la foto in realtà, ragazzi, quindi giustamente ha ragione, c'era. Cioè giustamente ha ragione, vabbè, avete capito. Allora, dunque, fatemi vedere com'è cresciuta definitivamente, perché questo dovrebbe essere l'ultimo tratto, a meno che non sia buggata, instabile, ordinata e anche lei al bug, ragazzi, come potete vedere anche in questo caso, dovrò scegliere poi io nel um... Nel CAS, quando farò, mi occuperò del suo speedcast, ragazzi. Il nuovo tratto. Non importa, aggiungere le candeline a meno che non stia tuttora passando detà, non le sia ancora stato assegnato? No, ahimè, ragazzi, no. È un bug che è frequente con la mod che ho installato. Però, sinceramente, preferisco utilizzare quella, ragazzi. E poi ecco, selezionare a casaccio a casaccio, cioè con random con il dado piuttosto che mettermi lì. A impazzire di volta in volta tesoro, metti nell'inventario dai. Ora, Charlotte, tocca a te. Ti mancano tre libri, quindi pubblica un libro. Sì, vuoi farlo? Ok. Ti mando intanto a pubblicare questi tre. Pulisci il pavimento, tesoro. Qui, molta roba è andata distrutta. Tra l'altro, perché c'è stato un temporale, ragazzi, terrificante. Qui c'erano tutte piante che ora non ci sono più, va bene. Quindi poi Charlotte butta via, mi raccomando. Fatemi intanto tenere d'occhio la bimbetta. Ok, riprendi forme. E riprendi forme, qua ne vedo due, non lo so, quello che ti pare tesoro, basta che disegni. E non lo fai, ok. Allora guarda, riproviamo, se no lo ripuliamo, ok, ripulisci. ripulisci anche questo così non perdiamo troppo tempo e riprendiamo disegna le forme e disegna anche i veicoli se ce la facciamo vai così patata vai vai poi crea anche oggetti primaverili eh, facciamo crea oggetti festivi mh, fiori siamo in primavera No, Charlotte, basta andare sempre lì. Fregatene, tesoro di quel posto, la, la lascia fare. Tu devi pensare a pubblicare i tuoi libri, forza! Ti ho fatto ripulire qua soltanto perché se no ti viene la crisi isterica. Allora, vendi a un editore? la quantità, modello dei di diritti d'autore che vengono percepiti ogni giorno, certo. Buonanotte e Sogni d'oro, anche perché, ragazzi, è fantastico, perché così lei può continuare. A ottenere fama meravigliosa non ci stavo ripensando minimamente quindi ok siete saggi poi facciamo vegno un editore mh, obiettivo 100 figli intanto tu vai vai Charlotte mi raccomando poi metti, perché bene sì la nostra è in grado anche di scrivere dei poi ragazzi Livello 3 di creatività. Intanto, come perdere un botto di chili. Uh, vabbè. Ragazzi, anche questo. È un'esperta proprio. E l'ode alla mamma single. Vai così, cara. Tu devi solo raggiungermi il livello 4. Poi sei libera. Sei libera perché ha completato i compiti. Anzi, no. Sapete cosa potrebbe fare nel frattempo? Il più recente libro scritto da Charlotte è candidato a un premio. Oh, fermi! Segui la prossima cerimonia di premiazione domenica alle 19 per vedere se ha vinto. No, ragazzi, non posso crederci. Po e eh beh, ma qua la devo mandare. Io spero solo di ricordarmelo perché, qua con tutti questi figli, i giorni passano proprio alla velocità della luce. Comunque, lei svilupperà ovviamente la responsabilità. Quindi, brava la mia Charlotte che, mamma mia, scrive dall'altro ieri, ragazzi, è già il premio, non lo so. Ma che cosa vogliamo dire a sta donna? Io non, non... che vi devo dire? Non lo so. Allora, dunque, Charlotte, metti questo qui. Dopodiché, a questo punto... Um, fai anche così. Um, dona. Dai. Doniamo... Così un paio di oggettini, perfetto. Poi facciamo sì. E direi ragazzi di vendere. Tutti i vari giochi che ormai sapete, sono sempre un botto. 10.000 Simoleon, ragazzi, cioè sono veramente, veramente tantissimi. Tu potresti anche dare tutti questi in beneficenza, tra l'altro, cara mia. O comunque mettere su. Dai, proviamo a mettere questo, ragazzi, esponiamoli. Vai, esponi tesoro, esponi. Proprio veramente come se non ci fosse un domani. Allora, perfetto. Direi che a questo punto siamo qui. Pubblica 7 libri su 10. Lei ne deve scrivere 5, quindi tesoro, vai passerà il tempo così, scrivi, scrivi un libro di genere, un fantasy, dai, perfetto, bellissimo, come va tesoro, ti devi dar da fare eh, perché hai anche la responsabilità, su cui dover lavorare tra l'altro, poi le brutte Charlotte le darà un'altra un pozione ragazzi per il giorno dopo, il festival meccanico, no, è un libro fantasy, 100 figli, no, 100, no, 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 no non così, 100 figli, 2 punti, sogno o realtà? Eh, tesoro mio, qualtro, c'è poco di fantasy, qua è tutto vero, va bene, cerchiamo di scriverlo alla svelta, ragazzi, vediamo anche il piccolino come sta messo, Perfetto tesoro tu devi darti tanto tanto da fare quindi per favore poi disegna ancora ovviamente accidenti vorrebbe acquistare oh uh, di già e che è alle 6 del mattino non avete nulla di meglio da fare va bene tanto a noi la vendita va bene comunque guarda perché tanto voglio dire non ce ne frega niente cioè basta che ci liberiamo, no? un po' di spazio, ma sì, ma va la grande, 119 si muoiono ragazzi, va benissimo, a Charlotte va più che bene, allora dunque, <ride> finisci di scrivere un libro, è quello che abbiamo intenzione di fare, se iniziamo a scriverlo, sai com'è, forza tesoro mio, puoi farcela, Paige andrà a scuola fra circa un'ora, puoi farcela tesoro, Creiamo un altro oggetto primaverile qualora non bastassero queste interazioni qui. Io mi auguro, ragazzi, dovrebbero bastare, eh? perché dovrebbero, però, intanto, Charlotte, visto che qua prevenire è meglio che curare, ti prego, prendi un'altra pozione, ecco, per tua figlia. Perché, ragazzi, secondo me è meglio darle la pozione. Poi, quindi, qui, tesoro. Dai, dai, che ci sei quasi. Dai, 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 dai perfetto. Il livello 4 è stato raggiunto. Via tutto il resto, non ce ne frega niente più. Patata, beviti questa pozioncina e vai alla grande. Vai, vai. Bevi, però, tesoro. Il periodo è iniziato. Perfetto. Patata, bevi sta cosa, mi raccomando. Ole, e può andare a scuola. Perfetto, brava Charlotte, che c'è? Ah, si, sì, deve spedire, certo. Perfetto, siamo a posto, tesoro. Vai alla grande. Fatemi vedere il piccoletto. No, può dormire ancora un po'. Tu qui, eh, vediamo ora che ti alzi, che cosa possiamo farti fare. E Charlotte a questo punto resta sola perché la piccolina va a scuola e studia sodo. E direi che possiamo darci un'acceleratina a Charlotte finché i tuoi figli non si svegliano. Che ne, che ne pensi tu? È stata multata. Eh va ve pare ragazzi, ma se noi non veniamo multati, voglio dire, quasi non ci divertiamo, capite? Smettila di farmi pensare a te, ho degli impegni, ma quanto è dolce. Uh, questo guarda, riprenditelo momentaneamente Charlotte perché tanto direi che è inutile. Ah sì, perché c'è il tizio, tu ora non puoi spedire, va bene, dai, ora se ne andrà. Ora se ne andrà e tu potrai spedire. Bravo, caro, vai, spedisci questo Charlotte. E direi che prepariamo anche una nuova colazione, quindi servi la colazione, uova alla Benedict. Dai. Laura Dodaro, con la reputazione che ti sei, no, rifiutiamo, rifiutiamo perché per Charlotte ho in mente altro, aspetta la ricreazione, rapporto sui diritti d'autore, allora ragazzi, 30, 230, 132, 120, 191, 213, 342, Simoleon, ti piace ancora ciò che abbiamo insieme, ma certo... Non, non pensare nemmeno lontanamente che possa essere il contrario, caro mio. Allora, affare fatto su Plopsy, bravissima. Nuovo romanzo, ok. Direi che va tutto bene, tranne la fame, quindi forza Charlotte. Prepara rapidamente la colazione, tua figlia si è svegliata. Direi che andrà in bagno, usa tesoro. Fatti una bella doccia e poi rimuoveremo il ciclo, ragazzi, perché... Con tutto il bene, ma... Ma sì E tua figlia tuo, tuo figlio, Tua figlia si è svegliata tesoro Quindi Guarda mangi dopo Vieni qui Vieni a fare una cura dei neonati super efficienti e A farle un paio di coccoline A questa piccolina Intanto tu patato Direi che puoi svegliarti Oggi vivrai sul vasino Sei contento? Secondo me no però dettagli, no? Oh, una volta e poi che avrai finito, Charlotte, mi raccomando, mangia. Tu pure, tesoro, una volta finito prenditi una bella porzione.